Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita in Victoria 3 con il Giappone dello Shogun, che attualmente è guidato da un brutto ceffo, ovvero il padre di Oden. Se riusciamo ad arrivare in quella schermata ve lo faccio vedere, perché siamo in quella del mercato. Porca miseria, ogni volta c'è questo disastro, questo disagio incredibile in cui non si riesce ad arrivare nella schermata in cui uno vuole. Ecco qua. Allora, questo è il nostro Shogun, ma non è più il capo del partito, ma il partito è guidato da Egawa, o noi lo chiamiamo Oden Kozuki, che è ottimo perché è un riformatore, quindi stiamo utilizzando questa fase particolare in cui sarebbe il caso di non avere lo Shogun al governo, però ha un sacco di forza all'interno della vita politica del nostro paese. Essendo un riformatore, lo stiamo sfruttando al massimo per fare leggi che non dovremmo riuscire a far passare. Quindi siamo in una situazione molto particolare. Io qua aumento ancora le leggi perché le tasse, perché voglio andare a ridurre il deficit. Allora, qui purtroppo però la situazione è un po' grave, a livello di cose. Vediamo cosa riusciamo a fare. Purtroppo un governo dove non ci sia lo Shogun è ancora impossibile e preferisco tenere sempre l'intelligenza al potere. Loro stanno continuando a salire. Potrei fare stop boost, ma in realtà va bene così. Allora, qui in Hokkaido la situazione non è proprio delle migliori, ci sono un po' arrabbiatini, quindi volevo andare a provare a usare un decreto che è quello così, in maniera tale che migliorino le cose. Oltretutto, nello scorso episodio abbiamo fatto passare una legge molto interessante, ovvero questa qua, adesso la trovo, ok, Cultural Exclusion. In questo modo possiamo attirare popolazione che rispetto alla nostra cultura principale, quindi quella giapponese, almeno un tratto culturale in comune. Questo significa che tra le culture accettate, indovinate quale abbiamo? Vi dico solo che è una cultura abbastanza grande. Quella Han. Quindi avremo immigrati cinesi che arrivano da tutte le parti. Che è bellissimo perché ovviamente abbiamo un pool di popolazione qui che arriverà in Giappone per lavorare. E questo migliorerà di tanto la nostra situazione. Diciamo che è un passo verso il multiculturalismo. Ma nella direzione buona, perché essendo noi legati alla cultura, insomma, giapponese, quella coreana e quella cinese dovrebbero essere accettate. Di conseguenza abbiamo davvero una quantità di persone molto molto grandi che può venire a lavorare da noi. Non è ancora passato l'agrarismo, l'agrarismo, che ci permette poi di fare altre risorse. Allora qua guerra al Brunei, Fearful, ma noi non abbiamo possibilità di fare nulla, quindi in realtà lasciamola perdere. Allora, lo Shogun. Andiamo molto rapidamente in questa direzione, la migliore sicuramente è questa, ma va bene così. Allora, adesso un po' di fabbrica di armi, poi tools e poi uffici amministrativi. Con questi dovremmo riuscire a far passare qualche legge perché tra le varie istituzioni che stiamo facendo passare, questa qua è quasi fatta. Adesso abbiamo questo un po' basso, ma lo andremo ad aumentare. Abbiamo sicuramente qua. Stiamo finendo di ricercare archivi centrali, manca davvero poco, 10 mesi, e poi dovremmo riuscire ad avere una quantità di tax capacity e di burocrazia decisamente superiore. Adesso siamo molto in deficit e stiamo sprecando un sacco di tasse. Questo andrà a incidere sulle tasse, quindi devo aumentare le tasse e di conseguenza, cioè sul bilancio, quindi devo aumentare le tasse, quindi si abbassa questo. Speriamo che il nostro popolo resista perché abbiamo 5 milioni di gente arrabbiata, ma amen. Che ci posso fare? Allora, politica. Ora c'è no school. Scuole private. Che non è male, eh? Perché non posso fare questo?
Dovrei avere total separatismo o self-freedom. Ah, quindi dovrei prima togliere questo. Ma lo shogun non vuole. Allora potremmo andare ad aumentare quello. Qui così professional armies, però anche qua lo shogun non vuole, ma non di tanto. Allora, la prossima legge potrebbe essere professional armies. Questo è importante, ma non è la prima cosa da fare. Qua siamo ancora indietro. Ma io andrei proprio a aumentare le scuole. Così abbiamo un sistema, sanità pubblica. Scuole pubbliche ancora non possiamo, però facciamo quelle private. O se no, aumentiamo le tasse. Aumentiamo le tasse. Che va sempre bene. Allora. Oh, archivi centrali. Questo è fondamentale. Infatti già le tasse sono aumentate solo con questa tech. E aumenta anche la possibilità di accedere alla ricchezza. Allora, andiamo subito, immediatamente, ad aumentare. Qui così, quindi questi 47 costerà un sacco di carta in più, vuol dire che la produrremo, non mi interessa, ma la burocrazia farà un salto incredibile. Boom. Ok. Adesso tech. Stiamo andando a fare questa. Allora, facciamo questa qui. Ci diamo il tempo di produrre dei motori. Andiamo in società e facciamo questa. Poi torniamo di qua e facciamo questo. Ok. Così andiamo a colonizzare quello che è rimasto libero qui, così. Chi sta colonizzando? Olandesi. Cerchiamo di prenderci un po' di zone qua nella Papua. O nelle isolette qui, così. Forse è meglio quasi addirittura le isolette. Ma, vediamo. Quante zone di interesse posso creare? Perché questo è rimasto indietro? È così. Questo lo sto già incorporando. Ancora solo una. Hardwood. Allora, intanto vedete che la situazione di tasse è tornata positiva. Stiamo così. Hardwood, manca l'hardwood. Mercato. Qua siamo più 10, quindi ci possiamo permettere di andare qui e dire ai nostri segaiò di stare più attenti. Allora, innanzitutto usate i tools, ma fate anche del legno diverso. Perfetto. Molto bene. Allora. Diciottomila. Qua direi che va per davvero tutto bene. Quelle di riso, scusate, che fine hanno fatto? Sono queste. No, qua va bene. Qua facciamo lo zucchero. Ma mi dice che sono loro a produrre il sakè, ma non è vero. Non è tra i prodotti che vengono creati qua. Questa è ancora nuova. Aumentiamo la produzione, il consumo di zucchero. E qua abbiamo un problema con l'acciaio ancora. Però io di acciaio attualmente. Attualmente facciamo così, produciamo più acciaio e lo andiamo a consumare. Questo potrebbe essere una bella botta, ma vediamo come riusciamo a reggerla. Ok,
Qua per ora va bene così, non stiamo a modificare nulla. Allora, pacificazione del mercato di Inoue. Per 5 anni produciamo meno armi. Ma va bene. Non è un problema. Qua c'è un 3% di possibilità che passi. Mamma mia. Vediamo se ce la facciamo, eh. Qua c'era un supporto del 30, ma in realtà evidentemente qualcuno ha una capacità dialettica superiore a qualcun altro, quindi non siamo messi bene. Allora, qua ripaghiamo il debito, poi vediamo di abbassare il livello di tasse. Per ora direi che sta andando molto bene. Allora, passiamo le tasse, ma cerchiamo di aumentare quello. Teniamo in vita questa possibilità, dai. 12%. Se il dibattito non va sullo stallo, potremmo anche farcela, eh. Adesso dovremmo iniziare a fare un bel po' di uffici amministrativi e questo ci aumenterà ancora di più le tasse perché andremo a ridurre questo. Il problema attuale sicuramente inizia a essere questo qui, che non è gravissimo, ma inizia a esserci. Allora, qua mi dice che sono un po' bassi gli shipyard e ci posso anche credere. No, scusate, shipyard. E ci posso anche credere, dicevo. Quello che non riesco a capire è come possono essere basse queste. Perché ho appena cambiato il metodo di costruzione, dovrebbero andare a manetta. Vabbè, a parte che ne sto costruendo 5 più 5. Allora, un'organizzazione criminale? Arriva la Yakuza. Per 5 anni spendiamo un po' di più? O perdiamo autorevolezza? No, spendiamo un po' di più. Nel Kansai, che succede? Ci sono dei banditi? Lower strata in Kansai become radicals, più 25, tantissimo. Cavolo. È andata male. Vabbè, continuiamo a tenere quella legge lì. Vediamo come va. Abbiamo una quantità di convogli senza senso. Adesso, fra poco, possiamo iniziare a costruire qualche motore. Ora dovremmo avere l'acciaio con una produzione e un consumo molto basso. Siamo molto sotto col carbone e lo zolfo. E i tools. Qua invece la situazione è molto buona. Allora, andiamo a estrarre molto più carbone. Facciamo qui. Lo zolfo lo andiamo a estrarre qui. E qui. Legno va bene così. E tu se aspettiamo di costruirli. Ok. Western Guinea. Noi fra poco possiamo iniziare a colonizzare là, eh. Iniziamo a mettere i nostri piedini dovunque si possa. Ester Guinea, purtroppo gli olandesi sono dei maledetti, perché guardate qua quante colonie stiamo facendo. Io volevo proprio puntare qua, ma vediamo. Una volta che siamo qui, se aumento la mia naval base, anzi, potrebbe essere proprio un'idea. Facciamone 5 qui. Qua
Questo ci darà la possibilità di avere più gruppi di interesse, quindi fare le colonie anche nelle isole del Pacifico. Ok, qua 0% direi che cambiamo legge. Purtroppo. Istituzioni. No, speriamo che ne costruiscono un po'. Ok. Allora, leggi, 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 leggi. Proviamo a fare questa. Che andiamo a ridurre la potenza dello Shogun di brutto. Perché non sarà più lui responsabile della sicurezza, come il clan Uchiha. Questa è una serie in cui faccio un sacco di riferimenti a manga e anime. Però ci sta. E, quindi, non essendo più loro responsabili della sicurezza, sicuramente avranno meno controllo. Allora, vediamo un po'. L'intelligenza è meno contento. Lo Shogun è meno contento. O questo? Allora. Lo Shogun ha più 1, intelligenza più 6. Si è formato il partito. Si è formato il partito e questo crea un po' di casini. Però il fatto che tu non sia più lì sarebbe bello se tu volessi entrare nel suo partito. Quindi averli fatti. Non averli favoriti è buono. Guardate, è solo al 40% lo Shogun. Il problema è sono i buddisti che vogliono stare con loro. Adesso l'ideale sarebbe se loro due facessero un partito assieme. Qua posso buttare fuori loro, che sono pacifisti, isolazionisti. E Agrarian. La prossima elezione probabilmente buttiamo fuori il partito dell'agricoltura. Allora, 10% aumentano i samurai o il prestigio? No, facciamo passare le leggi. Questo ci sta. Questa è una legge che potrei anche far passare. Election. Allora, se facciamo così già è meglio. Se riuscissi a buttarci dentro questo sarebbe ancora più figo, ma mi sa che non si riesce. Conferma. No, gli industriali sono entrati nel partito agrario. Porco cane. Vabbè. Cioè, non è che cambi molto, eh. Però, qualcosa sì. Uffici burocratici, shipyard, carbone. Adesso ne abbiamo le costruzioni da fare. Potrei quasi quasi aumentare un po' questo. Perché qui così, questo valore è molto stabile e meno 40.000 da tempo. E secondo me potremmo anche cercare di accelerare un cicinino. C'è un problema di infrastrutture però. Facciamo così. 1, 2, 3, 5. Porca, un fallimento è andata male per la polizia. Meno 10. Non me l'hai messo in cima alla lista, maledetto. Ah no, sì, le ha già completate addirittura. Ok.
Che cos'è? Guerra in Indonesia. Abbiamo un disperato bisogno di finire la tech. No, questa qua l'abbiamo fatta. In realtà, ecco, dobbiamo metterci a produrre dei motori. Adesso abbiamo anche l'acciaio da parte. Facciamo così. 5 motori. Quarantasei settimane. No, ma dovremmo andare abbastanza rapidi. Dovremmo andare abbastanza rapidi, quindi va bene. La Francia vuole che noi diventiamo un suo protettorato. Ma guarda, non ho bisogno della protezione di nessuno. Anche perché adesso ho una forza di polizia dedicata. E questo è molto buono. Molto, molto, molto buono. Perché se andiamo nelle istituzioni e aumentiamo questo, anzi, no, questo. Non c'è più il supporto allo Shogun, quindi lo Shogun perde sempre più potere, 38%. Molto bene, guardate che inizia questa fase discendente. Allora, leggi, no school. Io passerei almeno questa. Qui così il problema è che abbiamo religione di Stato che non c'è e c'è la servitù. Libertà di coscienza va bene. Io farei questo. Cerchiamo di abolire quello. Fra 17 mesi si torna a colonizzare. Metteremo il nostro piedino qui, anche se ci sono gli olandesi che rompono le balle. Pazienza. E dopo che ci siamo espansi qua, vediamo di creare un altro gruppo di interesse in questa zona e poi andare di là. Stiamo giocando da quasi 30 anni. Abbiamo più che raddoppiato il nostro PIL. Le condizioni sono sempre quelle, ma lo Stato sta facendo delle riforme interessanti, quindi riuscirà, secondo me, a presto esplodere. Allora, questi qua sono contenti. I samurai vogliono invece che ci sia la servitù. Se ne faranno una ragione. È passata subito. Allora, questo qua è abolito, quindi ora potremmo fare o questo o le scuole pubbliche. Andiamo alle scuole pubbliche. Continuiamo a aumentare la forza degli industriali. E è questo. Non sarà mica morto. Gli Stati Uniti vogliono. Cioè, ce lo vogliono rubare. Ma no, è il nostro Shogun migliore. No, 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 rimane qua. Cioè, gli Stati Uniti vogliono rubarci Odin. Questo qua è Barba Bianca che arriva a rubare Odin. Governative Administration. Oh, allora. Institution. Affari nazionali. Ne abbiamo davvero tanta, eh? Non così va. Facciamo così. Dai, che manca poco la tech. Vediamo un po'. Se c'è qualche struttura qui che può aiutarci. Allora, questo aumenta il consumo di tools, ma la produzione di carbone.
Vero, l'ho fatto ovunque. Nel dubbio l'ho fatto ovunque. Massimo, andiamo a sistemare quello che manca. La carta costa troppo. Allora, industrie. Carta, 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 carta. Molto bene. Adesso avremo un surplus importantissimo di carbone, in realtà. No, manca, quindi costruiti questi andremo proprio potentemente sul carbone. E anche un po' di vetro. Perfetto. Fra poco si torna a colonizzare, eh? Questo non deve rompere le balle. L'urbanizzazione dello Shogun è completa. Perfetto, che era l'evento che c'era lì. Adesso, prima facciamo questo. Enact time, meno 15%, sì. Wind of change. Allora, nel Kansai i loyalist per i standard di vita aumentano del 25% per 2 anni. O abbiamo un throughput per i servizi? No, facciamo questo. Che dovrebbe aumentare questo numero e di conseguenza far scendere lui. Questo sta scendendo rapidamente per le istituzioni che sto facendo, ma non preoccupatevi perché ne sto costruendo, ce ne sono già altre nella coda di costruzione, quindi va bene. I motori sono qui. Leeds, ok, aspetta un attimo. Oh, allora, si torna a colonizzare subito. Posso mettere un'altra zona di interesse? No, una di una. Però adesso arrivano le naval base, spero che 5 siano sufficienti, se no ne facciamo altre. Allora, sulla Nuova Caledonia mi piace. Questo è proprio un postaccio, però mi è andata così. Cioè perché viene chiuso tra di loro, quindi sarebbe stato meglio qui. Così ci saremmo uniti a quello. Vabbè, qua ci proviamo, male che vada. C'è la possibilità di fare qualche banana che ci può servire. E la gomma. Buono. Boys and girls. Allora, enact time, meno 15%. Queste sono idee legate al passato. Le scuole possono essere aperte a tutti. Non vedo l'ora di poter abbassare le tasse. Qua abbiamo un problema di autorità, quindi andiamo da questi e non li pompiamo più. E come decreti andiamo a togliere questi in Hokkaido. Questo sta scendendo, ma va bene. Allora, vediamo un po' carbone. Guardate, siamo con una produzione alta di quasi tutto, il che vuol dire che non ci conviene produrre alcune cose, però non c'è consumo, questa è la verità. Il vetro andrà a consumare un po' di piombo. In realtà io consumo già così tanto acciaio. Questo non me l'aspettavo. Ah, è andato bene il dibattito per le scuole pubbliche. Questo non me l'aspettavo. Fatemi controllare un attimo una cosa. Allora, acciaio.
Chi è che mi usa l'acciaio? Ah, i tools, giusto. I tools. No, qua va, come ordine di costruzione va bene. È nato il Free Trade Party. Oh, bene. Quindi vuol dire che questi non sono più nel partito agrario. Se tutto va bene, riusciamo a buttarli nel governo. Ora sono al 10%. Purtroppo ho dovuto smettere di boostarli, ma oh, va bene così. Vorrei buttare dentro ancora una volta in realtà loro per andare a cambiare il tipo di governo. Cioè il tipo di questo qua. E ho bisogno di loro. Dobbiamo farlo assolutamente. Dobbiamo assolutamente far passare questa legge. E devo farlo prima di mandare totalmente col paese la piccola borghesia e i samurai. Quindi il prossimo governo cercherò di farlo con dentro loro. Qua stiamo letteralmente. Fermati qui. Perché la sto consumando troppo. Invece qua cos'è che c'è? Chi è che usa questo? Le Naval Base. Giusto. Naval Base. Il problema è che se io vado negli shipyard e gli dico di fare così, io ho gli shipyard che già ora. Non gli conviene farlo. Vediamo se vanno a lavorarci. Qui scuole pubbliche. Ma stanno passando una quantità di leggi assurde. E possiamo fare un cambio di governo. Allora. No, non è vero. Sì, invece. Allora. Non mi dai la possibilità di decidere. Volevo mettere dentro questo. No. Allora, prossime leggi da far passare. Intelligenze industriali. Però lo Shogun qua si oppone fortemente, quindi per ora va bene così. Qua lo Shogun sicuramente non lo vuole, si oppone, si radicalizzerebbe. Qua abbiamo già le leggi più evolute possibili, quindi scuola pubblica e salute pubblica. Abbiamo la forza dedicata ma non militarizzata, che quindi va bene, a me piace di più perché non ammazziamo le persone. Questo non sarebbe male. Perché non posso farlo? Mi sembra che siamo sopra. Industriale samurai. Allora, dai, cerchiamo di cambiare la legge per quanto riguarda i soldati. Quindi, questa andrebbe bene o se no andiamo di lì. Però quella che davvero volevo cambiare è questa, Army Model. Quindi, qui così la vogliono. No, questa. I samurai. Quindi i samurai devono stare al governo. Iniziamo da questo punto fermo. Ed è la legge più importante che voglio far passare. Questi no. E se iniziassimo a provare a togliere lo Shogun?
Ah, tu odi il free trade party. Via free trade party. Imperial Way Party. Lo odi pure tu? Sì, allora per forza questo. Dai, che il governo comunque è più stabile. Leggi e passiamo alle armate professionali. Cioè, proviamoci. Proviamoci. Questo non lo posso far passare che non lo vuole nessuno. Oh, se è tornato in positivo, gli interessi sono a zero. Bene. Quindi abbassiamo le tasse. Aumentiamo lo standard of living. Poi la popolazione continua ad aumentare. Vediamo un po'. A livello culturale, gli Han comunque non arrivano perché i confini sono chiusi, ma va bene. Colonial Affairs livello 3. Questo ci dovrebbe permettere di andare un attimino più velocemente qua. Non siamo così lenti, eh? Per niente. Allora, cosa succede? Dal cuore dei mari. No. Perfetto. Penso di aver bisogno di qualche shipyard in più, eh? Perché non è aumentato. Shipyard. Li faccio qui perché questa zona ha un livello di naval base migliore, naval base max e poi shipyard building throughput più 10, quindi è proprio il posto giusto. Forse in realtà era già giusto, ma non c'era gente che ci stava lavorando. La naval base è questa. Sì, ci stanno arrivando, quindi potrebbe essere che quando aumentano le navi ci sta. Allora, opposizione di questi tizi. Cioè, vi opponete contro le armi nazionali? Scusate, eh. Samurai, siete voi che lo volete e vi opponete voi. C'è qual quadra che non cosa. Qua meno 20, alziamo le tasse al massimo. Carta, vetro e altre basi navali. Che però io metto in cima perché voglio assolutamente aumentare la nostra capacità espansiva. Sono già finite, incredibile. In realtà dovremmo aumentare un po' il nostro prestigio, eh. Allora, Small Armies. Vediamo un po'. Urban. Dove cacchio sta? Non le stiamo producendo di fatto, cioè ho le industrie ma ferme. Perché non gli conviene. Quindi secondo me potremmo aumentare un po' il discorso qua. Se riusciamo a aumentare la nostra power projection, dovrebbe aumentare il prestigio e di conseguenza anche le zone di interesse. A wonderful idea! Oh, un'università gratis, grazie. No. Porco cane, qua non sono contenti.
poi c'è pure il crimine organizzato. Allora, meno 15% o meno 10%? Meno 10, paghiamo un po' di più. Pazienza. Crimine organizzato, anche qua dovrò pagare sicuramente. Però già le tasse sono al massimo, abbasso quella. Riduciamo la crescita qui. La trade union vuole quello. Siamo a 40 minuti, un altro episodio lungo perché mi sono perso via. Questo gioco ti risucchia. Allora, dai, la situazione non è male, eh? Abbiamo iniziato a colonizzare qui, stiamo andando abbastanza rapidi. Vediamo se riusciamo a, dopo che abbiamo finito la Nuova Caledonia, a buttarci anche sull'isola principale e creare qua una specie di Giappone 2 la vendetta. Dopodiché, se qua è totalmente colonizzato e qui ci stanno andando gli australiani, cercheremo di buttarci sull'isoletta del Pacifico, che dovrebbero essere ancora libere, quindi è vero che c'è la malaria pure lì. La Francia ha occupato totalmente questa parte di Africa ed è molto brutto come notizia per noi perché era l'unico punto d'accesso che avevamo, anche se vedo che ci sono parecchi sintomi di rivolta. Gli Stati Uniti non sono ancora arrivati da questa parte, quindi diciamo avremo un rivale potente in meno da questa parte del Pacifico. Guardate la popolazione, c'è stato evidentemente un evento qua traumatico per loro. Questi continuano a aumentare dell'1,4, noi adesso siamo passati dallo 0,3 allo 0,6. Perché ho ridotto un po' la mortalità con i nuovi ospedali. Dai, ci salutiamo qua, ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Vi ricordo di iscrivervi al canale se voleste farlo per non perdere le prossime serie, di abbonarvi se volete vedere le serie in anticipo a livello tacchino bronzato e di lasciare un like per sostenere sia le serie che il canale. Ci vediamo come sempre sotto nei commenti. GG a tutti!